La pagina dello sport in apertura ci occupiamo di Salernitana, le dichiarazioni del presidente Iervolino che ha detto la colpa è diffusa, guardiamo la prossima partita, è stato un campanello d'allarme serio, dobbiamo con attenzione. Queste sono solo alcune delle parole del patron Granata che è intervenuto ieri sera gol su gol sull'Ira TV, ascoltiamo il presidente. In generale le cose non vanno, di quelle che tutti noi devono essere valorizzate. Abbiamo ritrovato serenità dopo un chiarimento fatto da tutte e tre sull'episodio della partita in generale, e quindi ora dobbiamo solamente lavorare e già fare risultato. Anche alle altre squadre mancano i giocatori, non è che mancano solo alla Salernitana. Cioè, questo è il calcio, c'è un turnover fisiologico, c'è quello derivante dagli infortuni, dagli episodi. Quindi io non do alibi alla sconfitta con il Sassuolo, e noi siamo comunque in grado, e penso che il mister quando vorrà lo potrà fare, perché ha una visione eclettica del calcio, non rigida e ortodossa, come si suol raccontare. Lui penso che se vorrà cambiare lo potrà fare, perché le caratteristiche dei giocatori lo permettono e perché lui ha preparato una squadra per poter giocare in vari modi. Il calcio è una cosa dinamica, passa dalla fiducia, dai risultati, dalla confidenza e della circolarità proprio di un'energia che, se viene meno, penso che è un'azienda particolare, il calcio, è chiaro che si cambia, si deve cambiare, c'è l'obbligo morale di cambiare. Ma detto ciò, non penso proprio, le faccio un esempio così per assurdo e solo per assurdo: dovessimo perdere 10-0 contro il Verona, e logicamente lo dico per assurdo e solo per assurdo, è chiaro che più che un chiarimento lo dovremmo affrontare con il mister. Così non accadrà, sono convinto, quindi le posso dire che è una fiducia piena, è una fiducia sentita, autentica e genuina. Questo poi sconfessi, e questo non è un'equazione matematica, è diverso, ma addirittura giudicare noi per il fatto che li abbiamo spesi pensando di andare, è certo che non li abbiamo spesi per andare in No, Serie ma per B. carità. Noi abbiamo tirato una squadra con investimenti e con identikit di giocatori validissimi. Dia è un giocatore che ha giocato la semifinale di Coppa Campioni, Piontek ha giocato competizioni importanti, 5-6 attaccanti, grande centrocampo, abbiamo raddoppiato le forze in difesa, cioè l'abbiamo costruita per stare dall'altra parte. Poi, se lei mi dice, dopo la partita col Sassuolo, presidente, lei è ancora convinto di andare dall'altra parte? Allora questa è la domanda. No, la partita del Sassuolo qualche dubbio me lo fa venire, ma è evidente, mica sono folle, ma la squadra fino al primo tempo con la Juve sembrava una squadra da Coppa UEFA, e voglio dire, questo è il calcio. Battere il Verona per proseguire il lavoro avviato nel finale dello scorso campionato. Davide Nicola ha ricevuto la fiducia della società, ma è evidente che il risultato della partita di domenica sarà determinante per le sue sorti. Michele Masturzo. 2 ore di confronto al Meri Rosi tra De Santis e Nicola, con Iervolino collegato da remoto, e fiducia rinnovata a tempo all'allenatore. Dopo le sconfitte con Lecce e Sassuolo e i soli 7 punti conquistati nelle prime 8 giornate del campionato, la posizione del tecnico piemontese è in bilico e la partita col Verona potrebbe essere decisiva per la prosecuzione della sua avventura sulla panchina granata. Confermato dalla società dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, col compito di provare a regalare una stagione più serena al team dell'Ippocampo, Nicola, che De Santis ha subito più che scelto, ha dalla sua la squadra e il gran lavoro svolto in questi mesi. È chiaro però che dal secondo tempo della partita in casa della Juventus in poi, ma le avvisaglie c'erano già state contro l'Empoli nella gara precedente, della Salernitana brillante, apprezzata nell'avvio di campionato, si sono un po' perse le tracce. In particolare dal punto di vista dell'applicazione complessiva nella fase difensiva e della tenuta psicofisica, la squadra è calata in maniera evidente. 2 gol con l'Empoli, altrettanti a Torino e poi nello scontro salvezza perso con Lecce all'Arechi prima della sosta. Una manita in casa del Sassuolo in una gara in cui della Salernitana non c'è stata assolutamente traccia. L'involuzione è sotto gli occhi di tutti.
così come il fatto che alcuni tentativi di Nicola di variare spartito tattico sono risultati infruttuosi, poco convincenti le sue scelte, che non stanno valorizzando, tutt'altro, elementi come l'intristito Bonazzoli. Con cambio di modulo o meno, indipendentemente dai recuperi di Fazio e Boinen, la Salernitana, con l'aiuto della sua gente, deve provare a battere il Verona per riprendere la marcia e per dare un segnale in termini di unione di intenti, altrimenti il discorso rischia di complicarsi maledettamente. E il Verona, prossimo avversario della Salernitana, nel posticipo dell'ottava giornata di campionato, ieri sera è stato battuto a domicilio dall'Udinese. La posizione del tecnico degli Scaligeri, terz'ultimi in classifica, adesso è in bilico. Reduce da 5 vittorie consecutive, l'Udinese si presenta al Bentegodi con Success in attacco con Deulofeu. Beito parte dalla panchina. Il Verona ha bisogno di punti per risollevarsi in classifica, ma in avvio le occasioni più interessanti sono per gli ospiti, con Perez e Lovric, che però non creano grossi grattacapi a Montipò. Nel momento migliore dei bianconeri il Verona passa in vantaggio, cross da destra, il pallone si impenna, Doig si coordina e con un preciso sinistro al volo batte Silvestri a fil di palo. L'Udinese reagisce con la conclusione dal limite di Pereira, deviata in corner dall'estremo difensore gialloblu. Ancora da lontano, Wallace impegna i riflessi di Montipò. In apertura di ripresa si registrano i tentativi, ancora da fuori, di Lovric, Arslan e Samardžić, ma il portiere dei gialloblu fa buona guardia. Sottil cambia, è il momento di Beto e appena entrato il centravanti regala il pareggio ai bianconeri. Imbucata di Samardžić, delizioso assist al volo di Deulofeu e Beto scaraventa il pallone alle spalle di Montipò. Quinto centro stagionale per il numero 9 dei bianconeri. Il pareggio galvanizza gli ospiti che completano pure la rimonta. Calcio di punizione ancora di Samardžić e sul secondo palo stacca indisturbato Bijol che fa 2-1. Sesta vittoria consecutiva per l'Udinese di Mister Sottil che sale a quota 19 punti e tiene il passo del duo di testa composto da Napoli ed Atalanta. La sconfitta interna con i friulani apre di fatto la crisi in casa Verona, terz'ultimo con appena 5 punti all'attivo, la panchina di Cioffi scricchiola pericolosamente. Tutto pronto per la prima edizione delle strade della Salernitana, passeggiata a Granata, ideata e organizzata dall'associazione Macte Animo 1919 dal centro di coordinamento Salernitana Club. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città e si svolgerà giovedì 6. Il servizio di Francesca Salemme. Come nasce questa iniziativa? Nasce da un mio sogno, che era quello di conoscere la storia della mia squadra del cuore e portarla all'attenzione di tutti i tifosi della Salernitana, sia di Salerno che della provincia. Perché è bello andare allo stadio a tifare, ma è ancora più bello conoscere le origini della propria squadra del cuore, la squadra dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri avi. La tifoseria salernitana ha un legame viscerale con la propria città e l'iniziativa che di concerto con l'associazione Macte Animo abbiamo intrapreso di ripercorrere le strade cosiddette della Salernitana, la passeggiata Granata, la nascita della Salernitana, l'appuntamento che si diedero i soci fondatori un'ora prima dell'incontro dal notaio verso la biglieria Venner, una delle tappe che sarà della passeggiata Granata, per mettere a punto gli ultimi dettagli della nascita di quella che è stata la passione bellissima per tanti tifosi della Salernitana che ci hanno preceduto, per quelli di oggi e per le future generazioni. Ebbene, questa è una cosa che diciamo ancora di più lega la tifoseria salernitana con la propria città. Abbiamo sposato questa iniziativa insieme agli amici del centro di coordinamento Salernitana Club perché la nostra intenzione è quella di rendere stabile un appuntamento di condivisione collettiva, una sorta di processione laica lungo le strade del centro storico di Salerno alla ricerca dei volti, dei luoghi che hanno caratterizzato la storia dei 103 anni della Salernitana, ma anche della città di Salerno, perché Salerno e la Salernitana, lo ricordo a tutti noi, sono due realtà che viaggiano su due binari paralleli, che non si scostano mai di tantissimo, a volte si intersecano, a volte si raddoppiano, ma poi viaggiano sempre nella stessa direzione.
Ha preso il via il progetto di scuola calcio solidale realizzato dalla Longobarda Fosmaida, dalla società cooperativa sociale Prometeo 82 a casa di Andrea Los Varanos Hermanos. Grazie al loro impegno sul campo di calcio a 5 di Matierno verrà data la possibilità di frequentare i corsi a bambini che non possono permettersi di affrontare le spese di un'iscrizione, di una retta mensile o di un'attrezzatura sportiva. Dopo i primi Open Day, dalla prossima settimana inizieranno le lezioni vere e proprie di questa emozionante azione solidale. Alfonso Sanseverino del Circolo Canottieri Irno è campione italiano di coastal rowing nel singolo over 54. I campionati master si sono svolti nello scorso fine settimana a Procida, un primato importante per l'atleta salernitano che arriva anche dopo l'argento conquistato ai mondiali in Francia. È campione d'Italia per l'anno 2022 nella specialità singolo over 54 maschile, la Canottieri Irno. Alfonso Sanseverino. Ah, io sono felicissimo per la mia società, della quale sono orgoglioso. Il Circolo Canottieri. Il Circolo Canottieri Irno, ovviamente, dove sono socio dal 1976, ma atleta, posso dire, da oltre 50 anni che sto giù al Circolo Canottieri, quindi per i colori per i quali ci tengo tantissimo. Questo successo, campione italiano di coastal rowing, si aggiunge agli altri che insieme al mio amico Gigi Galizia abbiamo conquistato in questi ultimi 10 anni. Attualmente sono circa una ventina di titoli italiani vinti nella categoria master, e devo tutto a Gigi, perché Gigi, oltre ad essere un carissimo amico, è un tuo motivatore, il tuo coach. È un grande motivatore, è un coach, lui è anche allenatore federale e quindi mi ha aiutato tantissimo in questa impresa e gliene sono grato. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.